Buongiorno a tutti, video molto particolare perché non trovo un accessorio per il cavalletto. Innanzitutto, infatti, la ripresa è un po' strana, ma volevo provare una cosa. Come vedete, è qualche mese che io non tingo la radice dei capelli. Davanti sono molto molto bianca, grigia, molto moltissimo. Tanto per farvi capire, vi faccio vedere questa zona quanto è bianca, cioè avrei tutto il ciuffo completamente. Non è bianco, ma è un bel grigio. E quindi ho pensato di fare un esperimento, approfittando che poi comunque piano B è andare poi dalla parrucchiera questa settimana a sistemare, ma ero troppo curiosa del risultato. Allora, io ho provato a fare una ciocca. Queste maschere, come sapete, le uso da ormai anni, da un paio d'anni almeno, dal primo lockdown. Le ho usate un po' di tutti i colori, sul rosa, sul rosso, sul capello più scuro, sul capello più chiaro. Adesso ho questi colpi di sole. Qua sembrano chiari, ma in realtà sono molto caldi e vorrei provare a fare i capelli, le lunghezze grigie. Molte di voi si sentiranno male questa cosa, ma io ormai sono anni che penso a questa cosa, questa scelta naturale. Lo so che è molto potente, però io già da ragazzina, bambina, ho sempre ammirato le signore con i capelli argentati. Una volta si usava solo su persone anziane o comunque minimo cinquantenni, adesso per fortuna è stata sdoganata questa cosa, quindi vedrete sempre più trentenni con i capelli naturali. C'è un movimento che si chiama nel mondo, si chiama Silver Sister. Io sono in un paio di gruppi su Facebook che aiutano un pochino nella transizione che è. La transizione viene chiamata il cambiamento per tornare al naturale. I due gruppi sono un po' diversi nel senso che Sorelle d'Argento, che era il vecchio Silver Sister, è un gruppo molto più naturale che si affida solo alla crescita del capello senza toccarlo, mentre tornare ai capelli grigi è un gruppo un pochino più che si avvale di aiuti chimici. Dipende un po' dalla filosofia di ognuno di voi. Io, come sapete, mi piacciono le cose naturali, ma anche gli aiutini, e quindi voglio prendere praticamente una scorciatoia per provare a vedermi così. Non so cosa uscirò fuori perché vi dico la verità, ho fatto una ciocca l'altra settimana ed è uscita leggermente verde, ma praticamente qui la vedete grigia, perché se venisse così io sarei anche contenta, ma mi è uscita poi verde da qualche parte, non so più dove sia, forse qua. Mia nipote mi ha detto che probabilmente l'ho tenuta troppo. In effetti io l'ho provata sulla sciocca e l'ho lasciata asciugare all'aria, giusto per vedere come veniva. Vedete qua, cioè mi venissero tutti così, va bene, anche un pochino verdi, sono abituata a tutto, i capelli, quindi al limite faccio subito. Ho un'altra maschera color castano e quindi al limite mi butto su quella e boh, però per la gioia della mia parrucchiera. Quindi ora vado a fare la prova di là. Ci vediamo presto. Un bacio, ciao! Ecco qui il risultato. Come vedete, allora voi lo vedete più grigio, in realtà dal vivo è un po' più sul bluettino, però non è male perché vi dirò, l'ho lasciato solo tempo di, praticamente ho messo il balsamo e poi mi sono insaponato il corpo, mi sono lavata, quindi sarà rimasta, boh, io penso non credo più di 5 minuti, e quindi è venuto abbastanza diffuso, ovviamente nelle ciocche più bionde, però devo dire che secondo me per camuffare la crescita è un buon metodo. Adesso vediamo se lavando divento verde, blu, e allora alzo le mani, però tanto. Voglio dire, è uno shampoo color che va via con i lavaggi, quindi non c'è problema. Io vi saluto e vi mando un bacio. Ciao!